Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedo a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Thank you.
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia dell'umanità, e il Signore non si spaventa. Ciò che abbiamo costruito è un qualcosa di grande. Per questo dobbiamo ringraziare il Signore, perché ci ha fatto incontrare, ci ha fatto crescere nella relazione, ma ancora di più ci ha fatto crescere nella fede. Per tutto questo ringraziamo in questa Eucaristia il Signore e chiediamo anche perdono. Vi invito ad intercedere presso il Padre per tutte le mie mancanze. È momento di sintesi. Emerge ciò che di bello non ha costruito, ma ci saranno anche tante mancanze, tanti dispiaceri. E per tutto questo io in questa Eucaristia chiedo perdono al Signore e chiedo a ciascuno di voi di pregare per me, affinché il Signore perdoni ogni mia mancanza e mi doni la grazia necessaria per proseguire nel mio ministero sacerdotale. All'inizio di questa Eucaristia riconosciamo le nostre mancanze. Dovete fare un supplemento di pazienza. Innanzitutto vi do velocemente gli avvisi della settimana. Come avete visto, l'orario festivo delle celebrazioni è ritornato come consueto, così come da domani riprende anche la messa a mattino. Martedì 10 settembre ci recheremo in cattedrale per partecipare alla celebrazione dei vescovi, durante i quali un nunzio che collabora nella nostra parrocchia inizierà il suo ministero di prelato della cappella del tesoro di San Gennaro. Per l'occasione la parrocchia ha organizzato un pullman, quindi coloro che volessero partecipare possono venire nell'ufficio parrocchiale e iscriversi. La partenza è prevista alle ore 17 dal campo sportivo di martedì 10 settembre. Al rientro vivremo qui in parrocchia un breve momento di festa, nel quale sarà anche inaugurata la biblioteca che raccoglie una parte considerevole dei testi che Don Nunzio ha approfondito nella sua carriera accademica. Sono stati messi qui, in due stanze della parrocchia, più di 2000 volumi. Quindi una vera e propria biblioteca che può essere anche consultata. Invece mercoledì 11 settembre ci recheremo in pellegrinaggio a Monte Vergine. Dopo pranzo e pomeriggio parteciperemo alla festa dell'aiuto a Monte Vergine, l'aiuto s'aiuto, no? A Monte Vergine, presso ospedaletto di Albinoni. Per informazioni e prenotazione è possibile rivolgersi nell'ufficio parrocchiale o domani pomeriggio oppure martedì mattina. Ecco, adesso preparate i fazzoletti, io già ho detto pronto, o le mensura. Cerchiamo di drammatizzare un momento difficile. Dico io qualche parola, poi ripasso la parola a Don Lorenzo. Don Lorenzo se ne sta a più comune a Casamatore come uno degli invitati che si mette all'ultimo posto. Però, poiché noi agiamo nell'ottica della fede e quindi siamo attenti alla voce di Dio, il Signore lo ha chiamato per mezzo del Vescovo. Che cosa gli ha detto il Vescovo? Gli ha detto: amico, vieni più avanti. Il Signore gli ha indicato un altro posto, gli ha assegnato un altro posto. Doveva lasciare questa comunità per andare un po' più avanti. Che cosa significa in questo caso andare più avanti? Certamente non è questione di carriera, no? Ma è questione di responsabilità. La parrocchia, con l'impegno pastorale, certamente richiede un impegno, uno sforzo, e lui non si è risparmiato per questo. Però lui è stato chiamato adesso a stare nel seminario, che è il luogo dove si formano i giovani che diventano sacerdoti. Quindi, ho detto in queste messe, se la diocesi è come un corpo, il seminario è il cuore. Quindi Don Lorenzo lascia la nostra parrocchia per andare nel cuore della diocesi. Fino a mo' dove sei stato? Questi credo, vedete come siamo, dove sei stato? Adesso comunque va nel cuore. Perché lì c'è il futuro, la speranza della Chiesa. E a Don Lorenzo sarà affidato proprio il primo anno, cioè i ragazzi che appena iniziano, no, questo cammino di discernimento. Quindi, come noi abbiamo giovato del suo ministero sacerdotale,
ma adesso ci saranno altri, soprattutto questi ragazzi. Non saranno numerosi come una parrocchia, saranno 10, 12, 13, però certamente una parte eletta, no, della Chiesa che lui è chiamato a seguire più da vicino e a prendersi cura di questi ragazzi, così come farebbe un padre per aiutarli a crescere nella vita fraterna, nella vita di comunione, soprattutto nella ricerca della volontà di Dio e nell'amicizia con Gesù. Ecco che si tratta certamente di un posto di grande responsabilità. Non è stato lui a chiederlo, non ha fatto la corsa ai primi posti, ma è stato chiamato dal Signore, il quale gli ha detto: amico, passa più avanti. È lui che l'obbedienza e lo spirito di umiltà che contraddistingue chi è attento alla voce di Dio ha detto sì. È sempre facile dire sì al Signore? No, non è sempre facile. Neanche per i preti è facile sempre dire sì. Però siamo chiamati alla fedeltà, siamo chiamati certamente a continuare questo percorso che con il Signore abbiamo iniziato. E ciò che il Signore ha iniziato in noi lo porta a compimento nella nostra vita, quindi trovandoci sempre più croci. Quindi noi siamo qui a ringraziare il Signore, abbiamo fatto attraverso questa solenne liturgia eucaristica, per tutto ciò che ha seminato nella nostra parrocchia. Ti ringraziamo per il tuo ministero sacerdotale, ma anche per la tua umanità. Hai fatto riferimento prima all'umanità, alla fragilità. Ognuno di noi si porta le sue zavorre, però ognuno di noi ha anche dei doni, e certamente noi abbiamo ricevuto tanti doni dalla tua umanità e dal tuo ministero sacerdotale. Tutto finisce qui? Non finisce qui. E non può finire così, no? Ma nella comunione, nella preghiera, nella fraternità, questi vincoli significativi che abbiamo costruito in questi 5 anni continuano ad esistere. Forse si interrompe la quotidianità, questa frequenza quotidiana, ma certamente ci saranno tante occasioni nelle quali potremo continuare da lontano o da vicino, ci auguriamo tutte le volte che puoi, a vivere questo rapporto di amicizia dal quale tutti ne usciamo più ricchi, tutti usciamo più grandi da questo rapporto. Certamente Don Lorenzo si è inserito in questa comunità come uno degli anelli di una grande catena di sacerdoti, no? E ogni sacerdote lascia qualcosa alla vita delle persone e alla vita della comunità. E poi ognuno nel suo cuore si chiede quello che di bello ha ricevuto da ogni sacerdote. Ma tutto questo nella gratitudine al Signore che non fa mancare pastori secondo il suo cuore. A questo punto desidero anche ringraziare l'amministrazione comunale che ha voluto essere presente per questo momento di saluto. È un fatto significativo perché vedete la vita della parrocchia non è solo riconducibile al cerchio ristretto dei fedeli, ma comunque un'incidenza sociale sul territorio. E quindi credo che anche la vita e il passaggio di ogni prete aiuta in un certo modo anche la nostra società civile, no? Ad assumersi le proprie responsabilità, a migliorare, a progredire, ad andare avanti. Ecco perché anche l'amministrazione comunale ha voluto essere presente con la rappresentanza per dire grazie a Don Lorenzo per questi anni trascorsi insieme. Io lo ringrazio in modo particolare per tante cose che dovrei ringraziare, però non ho avuto il tempo di scrivere una lettera, ci volevano chissà quanti fogli. Lo ringrazio soprattutto per la lealtà, la lealtà. Lui ha usato sempre un'immagine, lui ha detto agli operatori pastorali, non avevo più male di quello che dice di sì e dice di no. Per questo gli amici, non dico nemici, ma non sempre, come dire, non dire tutti simpatizzanti. E lui ci sta sempre di cerca una sponda alternativa. Lui ha sempre detto a quelli che hanno cercato di contrapporci, oltre agli operatori, a dire chi lo fa così, ma io non piace più questa potere così. Lui ha sempre detto, e questa è stata la nostra forza, in me non troverete mai una spiaggia alternativa. Io non contribuirò mai a rompere questo legame di collaborazione e di fedeltà. E questa è la realtà che gli fa.
ancora altrimenti, se si seguono i partiti, si dividono le comunità. Invece tutti insieme siamo al servizio dell'unico Signore e quindi questo veramente gli fa onore per la collaborazione e per la realtà. Intanto grazie per tutto, poi il resto ce lo diciamo insieme alla sede. Però in questo momento devo dire un'altra cosa. Questa purtroppo è la Domenica dei Saluti. C'è un altro saluto che dobbiamo fare, perché questa domenica anche il nostro seminarista non lascia la nostra comunità, perché cosa è così come è previsto dal cammino del seminario, al terzo anno è previsto un cambio di parrocchia per fare un'altra esperienza. Sentite, voi siete genitori, i figli li potete tenere sempre in casa con voi, volete che si realizzino, che prendano la loro strada, e così per la parrocchia. I sacerdoti passano, vanno, vengono, i seminaristi crescono, vanno avanti, e quindi Antonio è stato destinato alla parrocchia qui vicino, di Santa Maria delle non sta molto lontano, va bene? Fargli ancora 2 anni di esperienza, di formazione, fino a che piano piano lui arriverà al sacerdozio e vedremo il Signore che cosa gli dirà. Dirà, amico mio, non so dove ti devo andare, devo dire al Signore. Va bene, intanto grazie a tutti, adesso Don Lorenzo deve dirci qualcosa di importante, poi sui ringraziamenti e poi qualche altra cosa. L'espressione più bella e vera di relazione. Sì,
perché qui ho costruito relazioni autentiche e profonde che non potranno essere cancellate. Neanche il tempo e la distanza potranno riuscirci. Casalatore non è più un luogo, ma è l'insieme di tante famiglie e di tanti giovani appassionati al Vangelo, che con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare hanno saputo infiammare il cuore di un giovane prete. Casalatore non è più un luogo, ma è la parrocchia di San Giovanni Battista, focolare che ha riscaldato con il fuoco dell'amore i miei primi anni di ministero. È famiglia di famiglie e io ne sono fiero di farne parte per sempre. Un pezzo del mio cuore resterà qui con voi, come segno di gratitudine a Dio per ciò che mi ha donato in questi 5 anni. Anni che hanno reso la mia vita più bella e significativa. Sono grato a Dio per il dono di Don Carlo, con il quale da subito, oltre a collaborare nell'azione pastorale, abbiamo costruito una relazione di vera fraternità. Don Carlo, ricordo con gioia quando per la prima volta arrivai in parrocchia ed eri fuori chiesa ad accoglierti, per poi portarmi dinanzi al tabernacolo ad affidare al Signore il nostro cammino. A te dico grazie per la fiducia che mi hai dato da subito e per essere stato amico. Possono rivelarsi tentazioni per fermare la grande opera di Dio.
Sono certo che questa parrocchia continuerà a generare figli nel sacerdozio. Pregate instancabilmente per il dono di sante vocazioni, perché nessuno vuole semplicemente sacerdote, ma tutti cercano santi sacerdoti. Lascio questa comunità con non poca fatica, ma allo stesso tempo sono gioioso, perché il Signore non ci lascia mai soli, ma nella figura di Don Salvatore, il parroco e ciascuno di voi riceverà il supporto necessario per sperimentare nuovo la vicinanza e la benevolenza di Dio. Con gioia mi appresto a vivere il mio nuovo incarico di animatore, sapendo che perdo il legame feriale con la comunità, ma che recupero quello con i seminaristi, Biagio, Antonio e Matteo, che stimo dal profondo del mio cuore e ai quali mi lega un grande affetto. Per me è una benedizione accompagnarli al giorno dell'ordinazione sacerdotale. Credetemi, è un dono immenso che non merito, ma che accolgo con trepidazione e gioia. Pregate il Signore, perché dilati sempre più il mio cuore, affinché coloro che vi sono al suo interno vi restino, e coloro che non vi sono ancora vi entrino a pieno titolo. Concludo con una celebre frase del film Benvenuti al Sud. Quando un forestiero viene al sud, viaggia due volte, quando arriva e quando parte. A Casavature non è così. Quando un forestiero arriva, viaggia una sola volta, quando parte. Grazie a tutti, pregate per me. Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di incontrarti.
e da averci sempre lì, pronto ad accoglierci per una risata, una chiacchierata, e soprattutto sempre lì nei nostri momenti più difficili, pronto a sostenerci con una parola, ma anche con il silenzio e la preghiera. Ringraziamo il Signore per aver permesso che le nostre strade si incrociassero. Ad oggi è difficile comprendere del tutto il perché di tante cose, ma siamo certi che tante altre ancora più grandi sono in serbo per te e per noi, e non faranno altro che arricchire ancora di più la nostra vita. Ti auguriamo di vivere questa nuova esperienza con l'entusiasmo e soprattutto con l'amore che ti contraddistingue sempre e ovunque. Siamo certi che lascerai il segno in ogni persona che incontrerai, soprattutto trasmetterai quell'amore di Dio che tu stessa hai sperimentato e che è impossibile non percepire stando insieme a te. Riesci sempre, attraverso la tua vita, ad alimentare negli altri il desiderio di sperimentarlo, incontrarlo e viverlo. Ci hai sempre aiutato a riconoscere il passaggio di Dio nella nostra vita, nei momenti felici e non. Qui sì che riusciamo a riconoscerlo, perché nel nostro incontro c'è sicuramente la sua mano. E grazie a Lui abbiamo potuto condividere e vivere tutto quello che adesso sigilla dai nostri cuori. Il sentimento che più prevale in questo momento nei tuoi confronti è un fortissimo sentimento di gratitudine per tutto quello che ha fatto qui e per noi. Per questo non possiamo fare altro che dirti, ancora una volta, grazie, ti vogliamo bene. Certamente in questi 5 anni chissà quante celebrazioni avrai presieduto. E noi ti chiediamo di continuare a portarci nelle tue celebrazioni, tutte le volte che ti troverai all'altare del Signore, ti chiediamo di ricordarti di questa nostra comunità. E per non fartelo dimenticare ti doniamo questo calice, in modo che tutte le volte che lo userai ti ricorderai della parrocchia di San Giovanni Battista di Casalvatore. Resta qui, Don Lorenzo, per i saluti, va bene?